Grazie innanzitutto di essere, invece di aver partecipato a questi incontri così numerosi, al di là della non presenza nelle altre sale. Io mi tratterrò pochissimo, chiedo scusa, lasciando. Non mi sentite? E allora se mi metto, ecco, se non mi metto in piedi faccio lezione, è molto più facile per me parlare. Da seduto non riesco ad aumentare il volume. Dovrò lasciarvi per motivi personali e mi dispiace molto, però vi lascio in ottime mani, a partire dal direttore generale, a Mario Cirillo che diciamo, è il mio alter nei rapporti con quello che vedrete dopo, il Comitato Tecnico Permanente e nel coordinamento delle attività relativamente al Consiglio federale, accompagnato dalla struttura che in qualche modo vede Elio Cipollone e la dottoressa Castellani darci una mano. Ornella ci ha lasciata, è andata in pensione, quindi in questo momento mi ha lasciata a metà con un vuoto anche di tipo operativo, però credo che più questo tavolo, giustamente detto che non è un gruppo, ma è un tavolo che ha avuto una valenza interna e esterna, che ha una prima valenza interna e esterna, ne parlerete dopo, e questo interno e esterno mi sembra l'elemento più importante che volevo sottolineare. Al di là del grande lavoro che fu fatto già dal commissario e dall'attuale direttore generale nel rianimare il percorso, diciamo, del Consiglio federale stesso e delle attività del Consiglio federale, riportandole anche in un quadro di funzionamento di organismo. Il Consiglio federale è un organismo, è determinato comunque da una norma, quindi non è più sostanzialmente un elemento che nasceva da un percorso volontaristico fortemente positivo dal 96 in poi, che ha visto de determinate fasi, poi ha visto una definizione maggiore nel regolamento dell'APAT, ma non aveva questo inquadramento, diciamo, di indirizzo di un DPCM, di un decreto interministeriale, quantomeno, definito in un certo modo, e quindi ha una valenza interna e esterna estremamente importante. Cosa voglio dire? Voglio dire, per quanto riguarda questa direzione generale, questa presidenza, uno degli elementi fondamentali è stato il percorso in Parlamento del disegno di legge originariamente Bratti, Mariani e compagnia varia, poi diventato, anzi Realacci, poi Bratti, poi di nuovo Realacci, e oggi approvato al Senato all'unanimità e uscito dalla Commissione parlamentare. Approvata la Camera all'unanimità, uscito dalla Commissione parlamentare, dalla 13ª Commissione, andrà in aula, si spera abbastanza presto. Quel disegno di legge porta a compimento, in qualche modo vorrebbe portare a compimento la legge 61. Faccio una battuta, secondo me è andata avanti così velocemente perché pochi si sono accorti sino adesso, no, dell'impatto notevole che quel disegno di legge ha sul nostro paese. Quindi l'ultimo miglio non sarà facile e sarà anche faticoso, però indubbiamente ha cambiato l'atteggiamento nei confronti anche dell'istituto, un istituto che deve trovare, e questo lavoro fa parte di questo, una sua fisionomia. Non è l'APAT, non è l'AMPA, non è l'APAT, che non so mai se abbia avuto poi una costruzione definitiva. Non è l'INFS, non è l'ICRM, è qualcosa di diverso in qualche modo. E quindi trova all'interno di questo disegno complessivo di un sistema nazionale, trova una delle sue radici vitali. Con le proprie competenze, quello che ho detto anche alla conferenza nazionale, no, per il ventennale della legge 61, cioè sostanzialmente in cui ISPRA si rappresenta un po' come l'hub centrale, non solo di coordinamento, ma anche della biodiversità del sistema. Noi andiamo dai calendari venatori, dai pareri tecnici sulla caccia, andiamo sostanzialmente alle cose più tradizionali laboratoriali dell'intercalibrazione o dei processi ispettivi, tanto per essere chiari. Quindi abbiamo una biodiversità che passa attraverso
una storia molto lunga che si riscontra anche nel sistema gestionale stesso. Se voi prendete l'ARPA Umbria, ha delle prerogative molto diverse dall'ARPA Veneto, se poi prendete l'ARPA Puglia, ha delle prerogative molto diverse dall'ARPA Piemonte, per storia e per costruzione. Come si rappresenta, come abbiamo voluto si rappresentasse in forma forte tutto ciò? Beh, è inutile dirlo che alcuni che ci hanno lasciato, perché come me, data la tarda età, devono ritirarsi, oggettivamente che hanno assegnato un percorso significativo, lo dico molto ai giovani, un percorso significativo nel passato, anche molto forte, con un imprinting molto forte, che rappresentava un po' la somma, la sintesi anche a livello nazionale riconosciuta di questo percorso dei centri tematici, no? Da percorso iniziale, diciamo, dei primi anni 2000 in poi, nonché al primo programma triennale del sistema agenziale, in realtà ha creato un momento di difficoltà, ma anche molto fertile, come rispondere ad una seconda fase, ad una fase successiva, in cui il piano triennale, lo dico molto nettamente, il piano triennale, cosa che ho detto in Parlamento, del sistema agenziale, del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, questa denominazione, far prendere, non è scritta da nessuna parte ed è stata una denominazione che il Consiglio federale ha deliberato, autonominandosi sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Stavo dicendo, è questo programma triennale, quindi la secondo programma triennale, si rappresenta in forma formalmente rappresentata, dicevo, anche al Parlamento, come un terzo, uno dei tre pezzi anche del piano delle attività dell'Istituto. Cioè il programma delle attività dell'Istituto, no, ha una parte pulsante all'interno di questo programma triennale. D'altra parte, se guardo già i numeri adesso di chi ha aderito all'attività dei gruppi di lavoro, che supera le 190 unità, credo, più o meno, dà il significato del peso che questo comunque all'interno può rappresentare, cosa che abbiamo fatto presente anche al Ministro. Se rappresenta un terzo, diciamo, un terzo non numericamente, uno dei tre pezzi cruciali del programma delle attività dell'Istituto, si rappresenta anzi anche come una piena responsabilità verso il sistema, nel senso che il lavorare insieme è un elemento che crea coesione, forza, e crea anche, laddove cioè percorso sino in fondo, una capacità di impatto anche verso, di supporto in termini positivi, di impatto, di credibilità, di autorevolezza verso la parte legislativa da una parte e il potere esecutivo dall'altra. Non è così facile, e c'è chi anche forse questo sistema lo vorrebbe smontato, cioè non lo vorrebbe coeso, non lo vorrebbe, diciamo, unito verso un obiettivo comune per il Paese. Da una parte c'è il Parlamento, che questo evidentemente lo continua a ripetere, e speriamo che resti compatto, però vi ho detto che ci possono essere difficoltà anche. C'è nella mia storia personale riscontrare che il potere esecutivo questo l'ha sempre visto a tutti i livelli, regionale, centrale, l'ha sempre visto con fastidio di fatto, perché indubbiamente è una massa notevole. Tenete conto i numeri che darà Mario Cirillo, vuol dire che ci sono un migliaio di colleghi, no, a livello nazionale, più di un migliaio di colleghi che lavorano sul programma triennale, e allora il costruire una struttura, o meglio un modo di concepirlo all'interno, non è solo una questione di struttura, in modo diverso voleva dire dare anche una svolta a quella che era l'interpretazione di queste attività all'interno anche di un mondo che aveva delle parti completamente estranee a questa dinamica. Cioè, se io penso, guardo alcune facce qui davanti, alcuni, no, come Leonardo, ad esempio, ha una storia all'interno, se io guardo alcuni altri, questa storia non ce l'hanno per nulla, non sanno pure cosa fosse il sistema agenziale di fatto o il sistema, no, nazionale. Allora, quindi quello che sto cercando di trasmettervi è questa importanza fondamentale che ha in una costruzione strategica del nostro esistere, e il nostro esistere non è più esistere da soli.
Il non esistere da soli vuol dire dare importanza a quegli elementi che già in maniera molto, diciamo, preveggente già il commissario Grimaldi aveva voluto ristimolare a livello nazionale. Non è un percorso facile, ve l'ho detto prima. Nel dirvi questa, nel porvi a questo livello la presentazione di oggi, e quindi certamente dal punto di vista organizzativo, certamente da un punto di vista dell'informazione, certamente da un punto di vista dell'approfondimento, ma per me è un momento importante rispetto alla mia strategia come presidenza. Cioè, quello che voglio dire è che è uno dei punti su cui ho mirato per i passati 4 anni in Parlamento e non solo qua. Allora, chi partecipa ai gruppi di lavoro, lo dico molto chiaramente, non è che debba parteciparti per fare il titolino per il concorso X. Lo dico papale papale. Chi partecipa ad un'attività dei gruppi di lavoro del sistema agenziale nazionale, o meglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, deve partecipare convinto che partecipa ad un discorso di importanza nazionale. E non è così facile. C'è ancora un passaggio che dovremo affrontare, che è come si rapporta questo sistema, l'ho detto tra le righe, all'autorità nazionale, ambientale nazionale, e alle autorità regionali. Cioè come gli elementi che escono dal sistema diventano pregnanti dal punto di vista, no, normativo, da un punto di vista dell'indirizzo, da un punto di vista del riferimento. E quindi chiudo il cerchio. Questo può essere soltanto fatto, lo dico molto chiaramente, può essere soltanto fatto attraverso l'attuazione della legge, l'approvazione, l'attuazione e l'adozione della legge che oggi è in Parlamento. Deve essere anche fatto, però, deve essere anche fatto di una coscienza nostra di dove siamo e che cosa stiamo facendo. E di come coniughiamo un nostro passato, le nostre esperienze, le nostre competenze, i nostri profili rispetto a quello che dobbiamo essere per il futuro. L'ho detto 1000 volte, questo è quello che è stato tracciato, questo è quello che è stato chiesto dal Parlamento, questo è quello con cui ancora pochi giorni fa, no, ci siamo scontrati in Parlamento. Però questo non vuol dire che determinati compiti, e vi invito tutti di andarvi a leggere lo statuto di primo livello, che io non credo l'abbiate letto sino in fondo, in tutte le sue parti, no, e cosa significa questo per l'ISPRA all'interno di questo discorso che vi sto ponendo con le autorità ambientali, uso il plurale, le autorità ambientali, uso il plurale apposta, non il Ministero dell'Ambiente, uso le autorità ambientali, il sistema agenziale nazionale, come ho detto prima, il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, che è un corpo misto, fra parentesi, no? E quello che è la volontà del legislatore e quindi la volontà del Parlamento e quindi per me la volontà del popolo italiano. Allora, la giornata di oggi è entrare all'interno di un discorso anche molto affascinante dal punto di vista dei tematismi. Ci sono tematismi innovativi. Il mare non è mai stato così presente come comincia a essere presente oggi. E questo è sorprendente. Se voi pensate, e non è a caso che si è cercato di incidere lì sul nostro rapporto tra ISPRA e sistema agenziale, cioè delle agenzie proprio regionali, perché se voi pensate, tranne il Piemonte, la Lombardia, Bolzano, Trento, l'Umbria, tutto il resto sta sul mare, tutto il resto ha a che fare col mare. Ed è una cosa sorprendente fondamentalmente, lo dico ai colleghi dell'Exicram, che una norma, non mi ricordo qual è il comma, l'articolo, Lorenzo, della legge 61, diceva già allora, nel 96, che per le questioni del mare l'ANPA doveva stringere una convenzione con l'Exicram, con l'ICRAM di allora, al fine di portare avanti i tematismi riguardanti il mare e le sue dinamiche ambientali. Recito a memoria, ma non credo di andare molto lontano dalle parole di quella norma. Allora, e qui chiudo il mio intervento e ti lascio poi l'intervento più tecnico. Per me l'incontro di oggi è incontrarmi con coloro che partecipano a quel terza parte del programma delle attività dell'ente partendo dai servizi ordinari, cioè i servizi che ci sono dati per norma da svolgere, e sono tantissimi, sono senz'altro più di 100 per norma
primaria e secondaria, sono senz'altro più di 100, tra cui un servizio ordinario, è che questo Presidente sia Presidente del Consiglio federale e attraverso il Consiglio federale organizzi il coordinamento e l'indirizzo delle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Non è cosa separata, non è cosa diversa da quella che facciamo tutti i giorni. E io desidero che la nostra contaminazione all'interno del sistema e la contaminazione del sistema verso di noi sia il più possibile compenetrata, condivisa, vissuta assieme in tutte le sue parti. Ecco la ragione dell'incontro di oggi, quindi vi ringrazio di essere così presenti. È uno degli appuntamenti importanti che abbiamo nei prossimi giorni. Grazie a tutti, vi devo lasciare e alla prossima volta.